Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti a questa presentazione ufficiale nazionale della Casa Europea di Santa Claus. La Casa Europea di Santa Claus è un progetto straordinario che è nato qualche mese fa. Penso che tutti quanti voi, noi conosciamo quella che è la Casa Europea di Santa Claus che vive in Lapponia, in una distesa piuttosto notevole. C'è questo luogo dove ogni anno milioni di persone da ogni parte del mondo vanno. Però parliamo di Nord Europa, parliamo di condizioni climatiche che spesso sono proibitive perché si sposta in questo posto. E quest'anno abbiamo deciso con un progetto in accordo anche con Rovaniemi di realizzare nel corso degli anni delle residenze temporanee in Europa di Santa Claus. Quest'anno è stata scelta l'Italia, è stata scelta Martina Franca, che è una cittadina della Valle d'Itria in Puglia, un posto meraviglioso per chi non lo conosce e quindi ha la possibilità di conoscerlo in questa occasione, per 7 giorni, dal 20 al 27 novembre. La struttura è un vecchio ospedale del Settecento che era un rifugio per poveri, e addirittura anche per profughi della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, vivevano in queste 13 stanze, in questo cortile, molto in condizioni davvero difficili, vivevano tante famiglie. Perché Santa Claus ha scelto questo posto, ha scelto la Puglia? Intanto parliamo del territorio. Martina Franca si trova a pochi chilometri da Alberobello, a pochi chilometri da Ostuni, a pochi chilometri dalle grotte di Castellana, a pochi chilometri, non so se ho detto, dai trulli di Alberobello, ma anche da Locorotondo. Ma poi si trova a 80 chilometri da Bari. A Bari, come voi sapete, ci sono le spoglie di San Nicola, e San Nicola, la tradizione vuole, fosse no, il vero Santa Claus, il vero Babbo Natale. E è stato scelto questo posto, ma è stato scelto anche per un altro motivo, per una cosa piuttosto malinconica. In questo posto, un tempo, c'era una ruota all'ingresso e venivano abbandonati i bambini trovatelli, i bambini indesiderati venivano abbandonati davanti a questa ruota. Proprio per questo Santa Claus ha deciso di scegliere questo posto, perché vuole togliere la malinconia che in maniera quasi opprimente viveva su questa struttura, per creare per 7 giorni un momento di positività, lo spirito natalizio. Entrando in questo posto sarà come immergersi nello spirito natalizio. E l'operazione è stata fatta in collaborazione con l'UNICEF. Noi tra poco avremo un collegamento telefonico, così alla buona, con Lino Banfi, che è ambasciatore dell'UNICEF in Italia. È stato lui che, in più di tutti, quando ci ho parlato qualche mese fa prospettandogli questo progetto, ne è rimasto affascinato, ha detto: dobbiamo farlo per l'UNICEF. Abbiamo parlato con Chiara Ricci a Roma, che è la responsabile, una delle responsabili dell'UNICEF, e quindi abbiamo pensato come potevamo fare di questo evento anche un momento, ma di concreta beneficenza, vorrei dire. E come abbiamo fatto noi come organizzazione in passato, io saluto anche Mara Parmegiani, che spesso è stata condivisa con noi degli eventi importanti che hanno permesso di fare altra beneficenza, perché il nostro gruppo in passato ha costruito 2 pozzi d'acqua in Burkina Faso con Portici d'Estate, con il Festival Internazionale La Girandola di artisti di strada, ma soprattutto noi abbiamo anche costruito in Burkina Faso un panificio che in un orfanotrofio, oggi questo orfanotrofio di 160 bambini non ha più bisogno di avere donazioni a distanza, ma loro, abbiamo messo questo panificio, container, lo abbiamo attrezzato, le attrezzature, abbiamo preso dei burkinè, li abbiamo fatti venire in Italia, abbiamo fatto fare un corso di panificatori in strutture. Oggi loro vendono le baguette, vendono la focaccia in questo orfanotrofio e non hanno più bisogno dell'adozione a distanza.
Quando ho parlato con i responsabili dell'UNICEF di questo progetto, ho detto vorrei che ci fossero, anche con Lino Banfi, che è stato immediatamente disponibile in questo, dicevo, dobbiamo trovare un qualche cosa che sia tangibile, un progetto che sia importante. Quale progetto più importante dei bambini? Sicuramente che l'UNICEF protegge i bambini, in questo momento i bambini siriani. Delle storie drammatiche di bambini siriani ne conosciamo, ahimè, e non voglio nemmeno soffermarmi in questo, ma abbiamo deciso di sostenere dei progetti per bambini siriani che promuoveremo nelle prossime settimane, quando l'UNICEF ci darà ci dirà quali sono i progetti che andiamo a finanziare con questo progetto, perché per entrare nella Casa Europea di Santa Claus si pagherà un euro. Questo euro chiaramente andrà all'UNICEF, però vi vorrei in qualche modo spiegare quello che avverrà. Intanto, quando abbiamo messo questa storia in rete, e la rete ancora una volta si è resa, ha evidenziato la sua grande potenzialità, l'abbiamo messa questa storia, signori, hanno iniziato a scrivere migliaia e migliaia di persone. Tutti noi pensiamo, è la cosa che si possa immaginare, che siano soprattutto i bambini, invece no. La maggior parte sono i grandi, perché poi sono i grandi che educano i bambini, che avvicinano i bambini al Natale, allo spirito natalizio. Tanti hanno cominciato a scrivere. Tutti gli alberghi in B&B di questo territorio sono stati presi d'assalto, mi sembra che ci sia rimasto poco e niente disponibile. Arrivano pullman non solo dalla Puglia, ma da tante parti d'Italia, addirittura ci sono anche dall'estero. Abbiamo delle agenzie viaggio che hanno comprato il vuoto per pieno tutto. Quindi la comunicazione ha funzionato, la rete ha funzionato. Quindi entrando in questo posto si entrerà come se si entrasse in un mondo magico. Ci saranno gli elfi, ci saranno. Voi avete prima visto, e io ringrazio questi ragazzi, che tra l'altro saranno coloro che daranno all'ingresso della Casa Europea di Santa Claus, daranno il benvenuto alle migliaia di persone che arriveranno e che entreranno, perché entreranno a gruppi di 80 persone per volta, quindi loro saranno per conto dell'organizzazione proprio il gruppo che darà il benvenuto a tutti. Si entrerà dentro e quindi ci sono 13 stanze ambientate, tutto, dalla fabbrica del cioccolato, ripeto, all'ufficio postale di Santa Claus, piuttosto alla casa dove gli elfi preparano i giocattoli, tutto animato, tutti indossano costumi e soprattutto noi abbiamo dato, con un accordo, con una Proloco, che ritengo che sia una delle più importanti d'Italia, la Proloco di Crispiano, che è quella che realizza a Matera il presepe vivente, che è una cosa storica. Voi sapete che Matera è stata promossa città della europea della cultura, lì fanno un presepe, si farà anche quest'anno, loro realizzeranno l'animazione di questa Casa Europea di Santa Claus, poi ci sarà la musica, ma come ho già detto prima ci sarà il Light Festival, cioè saranno proiettate delle immagini suggestive su tutta la struttura e soprattutto ci sarà anche la neve artificiale, perché in quel posto nevicherà in questa settimana. Questa settimana coincide con Santa Cecilia, il weekend di Santa Cecilia. In Puglia, Stefania ricorderà che in Puglia il Natale, in un territorio, soprattutto nel territorio tarantino, inizia proprio nel weekend di Santa Cecilia, dove la tradizione vuole che si preparano le pettole, si beve in quel weekend il vino cotto e si fa l'albero di Natale. Poi un po' a seguire avviene un po' in tutta Italia, chi inizia, la tradizione vuole che si inizi all'Immacolata, ma noi abbiamo pensato anche a un know-how importante e voglio condividerlo con voi, che il primo panettone è il più buono. Perché dico questa cosa? Il primo panettone che voi assaggiate è il più buono in assoluto, di quello che assaggerete. Su questa filosofia comunicativa abbiamo basato tutta la campagna pubblicitaria che abbiamo fatto. C'è tanta voglia, soprattutto in questo momento, la crisi economica, crisi in tutti i sensi, e la gente ha voglia del Natale, perché il Natale significa condivisione, significa fratellanza, significa anche ricordarsi, perché in quei giorni noi ci ricordiamo tutta la nostra infanzia, ricordiamo tutto quello che abbiamo vissuto da piccoli e i rapporti si saldano, consolidano. E quindi abbiamo scelto proprio questo weekend, che l'anno scorso,
non c'era la Cassa Europea di Santa Claus, ma sempre in questo territorio, sempre nel weekend di Santa Cecilia, c'era Per Bacco che Vicoli, che è un grosso evento enogastronomico, dove c'è cibo di strada, ci sono una cinquantina di espositori enogastronomici, abbiamo Slow Food, il presidio Slow Food che è tra i partner, abbiamo l'AISE, l'Associazione Italiana Sommelier, abbiamo, ripeto, le migliori eccellenze di somministrazione, qui ne abbiamo alcune sedute a questo tavolo, e appunto 150.000 persone sono arrivate, attratte sempre da un know-how, da un'invenzione, Mara, che è la neve artificiale, perché noi su questa città in questi giorni spariamo neve artificiale, quindi voi potete immaginare quello che avviene, ormai oggi selfie, famiglie che arrivano, 150.000 persone sono arrivate l'anno scorso, quest'anno noi, proprio grazie alla Cassa Europea di Santa Claus, contiamo di raddoppiarle. Infine i mercatini, perché non c'è un evento legato al Natale se non ci sono i mercatini di Natale. Grazie alla collaborazione con due dei più grossi portali internazionali di mercatini di Natale, che sono mercatinidinatale.it e tuttomercatini.com, oggi siamo presenti nelle home page di questi grossi portali, quindi stiamo ricevendo sia adesioni da tutta l'Italia ma anche d'Europa, sia da parte di espositori che vogliono venire in quei giorni a far vedere le loro creazioni e le creazioni anche del loro ingegno, e sia di gente che sta prenotando per venire in quel territorio. Quindi il Natale, lo spirito natalizio. Quest'anno l'evento sarà in Puglia, sarà a Martina Franca, sarà in Italia, ma molto probabilmente già il prossimo anno questo evento, abbiamo già due rapporti in essere con due altre nazioni che hanno chiesto, già sono davvero molto curiose di vedere questo evento. Prima si parlava di Bari, anche il comune di Bari è molto interessato, perché ripeto, Bari, voi sapete, ci sono le spoglie di San Nicola, sente questo evento più suo di altri. Quindi è un esperimento, è un progetto, ma soprattutto c'è un sogno che poi alimenta questo progetto, perché se non c'è sogno, passione, non si va a nessuna parte. Io devo, quindi mi occorre ringraziare tutti voi, ma voglio ringraziare Angela Cotticella, che ha curato l'ufficio stampa, la mia amica di sempre Mara Parmegiani, che quando io la chiamo è una persona che con la quale ci accomuna proprio la passione. Io e Mara abbiamo questo cordone ombelicale che è dettato dalla passione, soprattutto se crediamo nelle cose. Mara è una di queste che si getta a capofitto, se le piace il progetto, Mara dà tutta se stessa. Io devo ringraziare ancora una volta la sua amicizia, della sua amicizia di cui mi onora. Devo ringraziare un'altra persona che a Roma è un grande imprenditore ormai nel settore abbigliamento e che lui ci ha organizzato tutta la location e tutto il resto, che è Mino Magli, che tra l'altro è leader di una catena di negozi internazionali che si chiama Mino Magli. Saluto anche il suo modello che sta di fronte a me della sua campagna pubblicitaria, che ricordo volentieri per i suoi trascorsi anche a Portici d'Estate, no? Per alcuni anni fa. C'è un'altra persona che manda i suoi saluti, era a Napoli avantieri, mi ha mandato un messaggio poco tempo fa, che è Renzo Arbore. Renzo Arbore è ambasciatore di Puglia in Italia, e anche lui ci teneva a salutarvi in questa occasione. Io penso di aver concluso, se ci sono le domande volentieri rispondo. Nevicherà dal 20 al 22 novembre a Martina Franca, quando nel weekend di Santa Cecilia inizia il Natale. Dalle 10 alle 24, per tre giorni interi, vivrete il vero clima natalizio con Per Bacco che Vicoli, vini di Puglia e sagre d'autunno. I mercatini di Natale sotto la neve artificiale e quest'anno, come a Rovaniemi, in Lapponia, un progetto per l'UNICEF, la vera casa europea di Santa Claus, aperta fino al 27 novembre. Ah, Per Bacco che Vicoli, il primo panettone è sempre più buono. A proposito, la neve è quella artificiale. www.perbaccochevicoli.com. Un evento, Antonio Rubino Organizzazioni.